Signori, le cinesate non tarocche, le cinesate proprio quelle autentiche, quelle fatte dai veri cinesi. E i cinesi si divertono moltissimo nelle trasfigurazioni, nelle riproposizioni di catturare bestie. Allora, dobbiamo catturare delle bestie e lo facciamo con una ragazzina molto molto pucciosa, immersa in questo mondo altrettanto pucciosa e accompagnata da creature di una pucciosità veramente devastante, oltre ogni immaginazione. E adesso siamo in questa cittadina, naturalmente, dove ci sono questi tempietti caratteristici, dove c'è questa gente più o meno bella, gente ottimale, gente un po' brulla attempata, cioè ce ne sono di vari tipi. E ci parlano, ovviamente ci danno delle quest, ci fanno fare delle cose molto molto a volte interessanti, a volte dici te lo potevi fare anche da sola, potevi usare le manine e potevi fartela da sola. Abbiamo delle missioni, poi ovviamente il nostro zaino qua a sinistra, tutti i nostri nostre creaturine che abbiamo catturato nel corso, cioè fino adesso. Ovviamente poi tu li puoi intercambiare, eccetera, eccetera. Gemello, Toia, Flenny, Fuyo. Sfortunatamente per me, e fortunatamente per voi, i nomi sono predefiniti. Perché sennò io avrei già messo Sgrullo, Prepuzio, Imene, palle varie. Giusto così per un sollazzo transitorio. Da questa parte qua invece un sacco di ingredienti, ma tanti ingredienti, e soprattutto queste che sembrerebbero delle schede, ok, che però sono le magie che noi utilizziamo in combattimento. Ora qua ovviamente ci sono i mercanti, perché puoi fare delle robe. Vediamo qua per esempio il char, ecco come li chiama, i charm, dare 60 danni a un avversario. E soprattutto quella più importante, che è quella a sinistra, che serve per ammaliare, e quindi possiamo richiamare sotto il nostro controllo. E poi lo scroll, che sono, vabbè, le magie che ancora da analizzare. Il mappone, in realtà è un mappone bello esteso, però faccio sempre molta fatica su questo mappone qua a navigare il tutto e a capire dove sono, che cosa voglio, dove devo andare, eccetera. Un po' di difficile leggibilità. E la serie missioni, ovviamente. Adesso passiamo al dunque, perché esploriamo questo mondo e rientriamo sempre all'interno del JRPG. In questo caso, bello pronunciato, no? Ricorderà moltissimo a voi elementi di... come si chiama? Grangia. Insomma, io mi ricordo quello perché è un gioco storico che ho giocato tantissimo. Che nel passato, questo doveva essere uno di quelli cattivi, molto cattivi, che attualmente non riusciamo a spaccare il culo. Vabbè. Ricorderete che le creaturine di quei giochi lì erano sempre nascoste, e questo mi dava uno strazio emotivo fortissimo, perché tu navigavi esattamente come funziona nei giochi di Pokémon. Io ricordo quelli del Game Boy, ma presumo che sia un po' così. E ti muovevi e improvvisamente c'era il combattimento. Questa è veramente una chiusura continua, diventa uno strazio di balle. E qua ci sono queste creature che invece vedi e mi attaccano. Adesso c'è il combattimento. Vai a schierare le bestie, naturalmente ce n'hai una quantità limitata che puoi mettere. E avviamo la battaglia. La battaglia avviene in modo automatico. La cosa che noi possiamo fare è utilizzare queste, non mi ricordo, le schede, e dare delle zaffate a Sistrox. E poi quando la seconda barra è abbastanza in basso, io faccio così per fare una magliata, tira sulla barretta e se ce la fa catturo il pezzo. Vediamo se riesco a prendermi sto gattino, per esempio. E ovviamente queste schede sono limitate, eh? E poi si fanno i loro livelli, si pimpano un po' le caratteristiche. Adesso subito un altro combattimento, non potevano attaccarmi simultaneamente.
venite ragazzi. La cura, adesso questi sono... Perché ovviamente quelli che sono di livello molto inferiore al tuo cercheranno di scappare. Ovviamente scappano a dismisura. Quelli invece più aggressivi e quelli di livello alto invece ti inseguono proprio, anche per tutta la mappa. Fai fuori sto schifoso. Bravissima. Ok, adesso sto seguendo il punto che mi indica la mappa. Vedi, qua ci sono anche delle cose, dei materiali da cercare. Allora, c'è sto schifoso qua, che dalla dimensione non mi pare, e soprattutto da questa aura negativa che sta emettendo dai suoi fluidi corporei, non mi pare molto intenzionato alla discussione. Ok. Attenzione, è un demone che si è trasformato. Adesso come lo faccio fuori sto schifoso? Posso mettere in gioco... Ah no, perché siamo pieni. Adesso questo demone è pericoloso. Allora, questo qua non mi serve perché è il male. Farà un male cane, questa cosa, ma abbiamo un paio di cure da 90 HP. Ovviamente lui non è che lo posso catturare. Non posso essere... No, non può ricevere un sigillo. Però vabbè, gli facciamo un po' il culazzo. Lui lo curiamo. Non sembra sufficientemente curato. Però dai, carne da macello di tizi li possiamo recuperare da varie parti. Ma poi è un boss di livello 4, quindi attualmente non abbiamo problemi. Ma cos'è? Si è curato il porco? Ok, allora un po' di level up in girula e il boss che probabilmente cade a terra tutto piagnucolante. Lui aveva dei desideri di possessione, aveva una cleptomania di quelle strazianti. Abbiamo appianato un po' il suo disagio sociale. Il mercante, che è altresì pucciosa con questo bel bagaglione, lei pesa una cinquantina di chili, mezza tonnellata di bagaglio all'interno eventualmente della roba positiva. Vediamo. Ok, bla bla bla, tralasciamo questa parte qua. Ci dà queste cose, 500 monete. Ok, ma appareva così una missione secondaria, non è per dire. Allora qua poi ci sono gli sfidanti, non potevano mancare gli sfidanti. Noi interagiamo con questi tizi, loro hanno il loro gruppo di esserini che ovviamente non possiamo catturare perché non sono selvatici. Allora, ripristinare gli SP, ok. Vediamo qua, livello 6, livello 6, livello 6. Questi invece sono scarsi. Magari ci sarà qualche modo per buttare nel macello quelli di livello più brutto. Allora, qua è dove andiamo a fabbricare i sigilli. Questo per fabbricare il Minor Seal, che serve per appunto catturare. Andiamo a craftare un paio perché quelli sono sempre utili. Continuiamo per questa strada. Nel mezzo c'è questo qua che una botta gliela potremo dare. Ok, ragazzi, non facciamo niente, vediamo come se la cavano. Beh, delle belle legne. Ah, tra l'altro quello lo volevo, sta papera qua. Aspetta, anche questo qua è una creatura che ancora non ho. Quindi andiamo a vedere anche i tipi, differenziare i tipi, perché... Solo che i tizi che poi catturiamo li dobbiamo mettere nel nostro party. Perché poi non mi pare che facciano livelli se non sono in gioco. Allora, questi qua... Vedi, bandiera bianca, vuole scappare, non ne vuole sapere di combattere. Però noi abbiamo bisogno di esperienza. E quindi... ti analizziamo rettalmente, ragazzo. Vieni, 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 vieni. Colpi su colpi su colpi. Guarda che si sta curando. Ma noi, questo schifoso qua, cerchiamo di prenderlo. Molto difficile. Ok. Qua fatelo fuori, per cortesia. Con sta mega mazzona. Vai. Bravissimo. Ok.
Si continua così in questa mappa. Andiamo a vedere. Adesso qua cerco di andare a livello 9. Guarda, questi qua sono già complicati. Però se riesco a fare fuori un livello 9, difficile ovviamente, però facciamo tutto per un po' di esperienza. E dovrei craftare anche le altre di queste che fanno danni, che non ne ho più. Forse ne ho abusato un po' troppo. Allora, questo qua lo prendiamo, che mi sembra carino. Assolutamente sì. E prendiamo un altro di questi gattini. Dov'è? Questo qua. Lo ammaliamo un attimo. E via. Ok. Buono. E continuiamo di qua. Questi che mi vogliono attaccare. Questi che scappano. Qua ci sono questi. Attiviamo lo shrine. Curiamo tutti quanti. E qua sopra un altro villaggino. Questo qua, molto vitorzoluto, che cosa desidera? Non si sa. Però abbiamo una missione che poi vedo dopo. Missione principale, a quanto pare, è questa. Che cosa vuole? Vuole far sentire la sua voce? Che cosa vuole? Non mi interessa. Summon Golem! Golem! Paper Golem! Wow! Interessante questo. E da qua? Sarà il capo supremo che non ci degna di uno sguardo. Dobbiamo andare. Ecco, questa mappa veramente mi fa sclerare, perché non si capisce. Cioè, noi siamo qua, praticamente dobbiamo farci tutto il percorso indietro per arrivare qua. E la cosa che mi chiedo, ci sarà qualche cosa, e spero di sì, in una mappa più o meno estesa, per un minimo di teletrasporto, come dire, Che poi è l'unica cosa che posso craftare qua, è questa Minor Seal. Ci sarà poi più avanti per craftare anche gli altri tipi di attacco, balle varie. E soprattutto ci sarà uno spostamento rapido, perché adesso siamo in questa zona qua, ma se io devo andare da qua a qua, camminare, cioè, vabbè. E comunque il gioco è questo, Il gioco è questo, ha la sua pucciosità, quindi potrebbe, come dire, catturare l'attenzione di qualcuno. E ci vediamo per un altro gioco. Saluti.